Ci propone la figura di Giuda Iscariota, traditore. Vogliamo ecco riscoprire anche questo tradimento dentro di noi, ogni peccato e il mio essere Giuda. Perciò vogliamo oggi pentirci per tutte le volte in cui abbiamo tradito l'amore di Dio direttamente, che riguarda proprio la persona di Gesù, ma anche indirettamente nella persona, ecco, di un coniuge, di un figlio, di un genitore, di un amico. Ogni volta quando l'ho tradito nell'amore, quando non mi sono donato a lui, ecco, sono apparso come Giuda. E vogliamo che il Signore ci riconcili con noi stessi, ci perdoni, e perché possiamo, ecco, comprendere l'importanza di essere dono gli uni per gli altri. E per celebrare degnamente questi santi misteri, adesso riconosciamo tutti i nostri peccati. Tu che sei venuto non a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che fai festa per ogni peccatore pentito, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella morte in croce del tuo Figlio ci liberi dal potere del maligno, concedi ai tuoi fedeli di partecipare alla gloria di Cristo risorto, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedici il Padre. Leggi nel nome del Signore. Dal libro di Giacobbe. In quei giorni
Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz di Teman: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Prendete dunque 7 giovenchi e 7 montoni e andate dal mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io, per riguardo a lui, non punirò la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Elifaz di Teman, Bildad di Suac e Sofar di Naama andarono e fecero come aveva detto loro il Signore, e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. Il Signore ristabilì la sorte di Giobbe. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Giunga il mio grido davanti a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola. Venga davanti a te la mia supplica, liberami secondo la tua promessa. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Sgorghi dalle mie labbra la tua lode, perché mi insegni i tuoi decreti. La mia lingua canti la tua promessa, perché tutti i tuoi comandi sono giustizia. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Mi venga in aiuto la tua mano, perché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia delizia. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Che io possa vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Mi sono perso come pecora smarrita, cerca il tuo servo, non ho dimenticato i tuoi comandi. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro di Tobia. In quei giorni Tobi disse: benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno, egli castiga e ha compassione, fa scendere gli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione, nessuno sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a lui davanti a ogni vivente, poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre. Dio per tutti i secoli vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da tutte le nazioni fra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima per fare ciò che è giusto davanti a Lui, allora Egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore che è giusto e date gloria al Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a lui. Chissà che non torni ad amarvi e ad aver compassione di voi. Io esalto il mio Dio. L'anima mia celebra il Re del cielo ed esulta per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, egli ti castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati e per amare in te
tutti gli sventurati, per tutte le generazioni future. Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te esultanza e il nome della città eletta durerà per le generazioni future. Maledetti tutti quelli che ti insultano. Maledetti tutti quelli che ti distruggono, che demoliscono le tue mura, rovinano le tue torri e incendiano le tue abitazioni. Ma benedetti per sempre tutti quelli che ti temono. Sorgi ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che esulteranno per la tua pace. Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure, gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. Anima mia, benedici il Signore, il grande Re, perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua dimora per sempre. Beato sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dare lode al Re del Cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e con smeraldo, e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro, e i loro baluardi con oro purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza, e in tutte le sue case canteranno: Alleluia, benedetto il Dio Israele, e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Thank you.
San Matteo nel capitolo 26, la liturgia della parola ci racconta il dramma di Giuda Iscariota, il traditore. Ovviamente in questa settimana santa la liturgia della parola ci propone questa figura perché ognuno di noi è praticamente responsabile di questo tradimento. Come vi dicevo nella introduzione a questa Santa Messa, ogni mio peccato è presentarmi come Giuda, come traditore. Cosa vuol dire traditore? Cosa vuol dire tradire? Ci sono tante possibilità di raccontare un po' il significato di questa parola, ma io ho scelto per voi un modo molto semplice di spiegare il tradimento. Tradimento arriva da una parola tradare, cioè dare tra le persone, consegnare tra le persone. Ad esempio, Giuda, ecco, consegna Gesù a chi? Ai sacerdoti, ai farisei, poi quelli danno tra, cioè consegnano a Pilato, Pilato consegna al popolo e il popolo consegna alla croce. Perciò vedete, questo significato è molto interessante, tradare, dare tra le persone, ecco, consegnarlo, cosa vuol dire? Quando io non mi prendo cura di una persona, quando io non assumo la responsabilità di amarla, ma la consegno senza soffermarmi e senza donarmi a questa persona. Incredibile, è un commercio di morte, è un commercio di morte. Infatti tutta questa tragedia di Giuda parte da qualche versetto prima, siamo nel capitolo 26 di Matteo, quando proprio Maria, la sorella di Lazzaro e Marta, si trova in una casa di un certo Simone lebroso. Sempre siamo a Betania, lebroso, ricordatevi questo nome, lepra, in una casa dove c'è la lepra. E a un certo punto prende un flacone di alabastro in cui si trova l'olio puro di nardo, preziosissimo, ecco, spezza questo flacone e cosparge il corpo di Gesù con questo profumo incredibile, e Giuda dirà un po' con gli altri discepoli: ma che spreco che sta facendo, potevamo vendere questo profumo e avere un sacco di soldi. Vedete questa mentalità di commercio, cioè agire tra comprare e vendere. È un po' come anche i discepoli si sono comportati nel momento della moltiplicazione dei pani, vi ricordate? Quando dicevano: ma dove noi possiamo adesso comprare il pane? Che cosa, non abbiamo soldi, che cosa possiamo vendere per poi comprare? Ecco, questa mentalità che è la mentalità anche del mondo di oggi, che è diventato tutto costruito sulla finanza, sull'economia, eccetera. E Gesù dice: no, caro Giuda, tu devi assumere una mentalità del dono, del dono. Voi date da mangiare, come questa Maria, guardate che lei diventa dono. Ecco, il profumo che si espande, si effonde, carissimi, il profumo, ecco, è Dio stesso, capite? Come Dio, come l'amore di Dio si effonde ovunque. Se tu, ad esempio, prendi un profumo, un flacone di profumo, e lo versi, cosa succede? Che questo profumo raggiunge tutte le persone presenti. Se lo vogliono, non lo vogliono, ecco, aggiunge tutti, si dona a tutti. Questo è il profumo, capite? E Gesù stesso è il nostro profumo d'amore. Non so se sapete, ma in ebraico il profumo, sem, ecco, arriva dalla parola proprio nome. Cioè la parola profumo e la parola nome hanno la stessa radice. Cosa vuol dire? Che il nome di Gesù, ecco, identità di Gesù, è
essere profumo che si effonde, che si dona totalmente a tutti, anche ai peccatori, eccetera. E Giuda dice, no, questo amore deve avere dei confini. Tu non puoi adesso andare a morire per i peccatori sulla croce, eccetera. Tu sei venuto qua per soprattutto salvare Israele. Basta, Gesù, ma che discorso stai facendo? Vuoi dirci che adesso vai in croce per morire su questo albero per tutti, anche peccatori, nemici, addirittura per romani, per i nostri nemici? È una pazzia, capite? E vedete, a questo punto, se tu non diventi questo profumo di Dio, diventi un odore, una puzza, una puzza. Infatti, nella casa di Simon lebroso, succede questa scena, c'è la puzza della lebbra, e dall'altra parte il profumo dell'amore di Dio. E chi vince? Dipende da te, da che parte vuoi stare. Vi ricordo, vi dicevo sempre, che nella nostra storia dell'uomo ci sono sempre due uomini che combattono, l'uomo vecchio e l'uomo di grazia, che combattono tra di loro. E chi vincerà? Quello che tu nutrirai. Se tu darai da mangiare a quel l'uomo di grazia, attraverso la tua preghiera, ascoltare la messa, la predica, ecco come tu nutri questo uomo, lui crescerà e soffocherà quell'altro. Se tu invece, come Giuda, darai da mangiare a quell'uomo col cuore vecchio di peccato, lui crescerà e farà del male a quello, a quell'uomo di Dio. Dipende da noi, carissimi, se vuoi stare da parte del profumo o della puzza. E detto questo, forse possiamo anche un po' ripercorrere il processo che ha portato Giuda alla tragedia. Questo processo la teologia spiega così, è cosiddetta discesa verso la morte. Ci sono alcuni punti che io adesso nomino per aiutarvi anche a vivere serenamente questa nostra preparazione alla Pasqua. Allora, come funziona la caduta dell'uomo in generale? Il primo punto è suggestione. Satana ti suggerisce, tipo, ma perché non vendere questo profumo e prendere 300 denari, ad esempio? La suggestione non è ancora il peccato in questo punto, è la suggestione. Suggerire. Se tu non ti fermi e dici vattene Satana, come Gesù ha detto nel deserto, arriva il punto numero 2, che si chiama dialogo. Dialogo. Ecco, inizi a dialogare con Satana, approfondire, ma perché veramente sarebbe bello, vendere, così possiamo allargarci come gruppo, eccetera, capite? Dialogo, il secondo punto. Non dialogare mai col male, perché il male è furbo. Non entrare nel dialogo, capite? Ma ancora il punto numero 2 non è peccato. Anche se tu entri nel dialogo, ancora non hai peccato. Il punto numero 3 che ci sta raccontando il Vangelo di oggi è combattimento. Cioè la situazione diventa sempre più peggiore, possiamo dire, più difficile. Ecco, a un certo punto quando tu non dici no al dialogo, inizi ad entrare in un combattimento, cioè sì, no, consegnarlo no, capite? Sei già con un piede davanti a un precipizio, precipizio. Ma ancora non è peccato. E ancora quando tu non ti fermi, ecco il quarto punto è consegna, il peccato, quando ti arrendi e fai del male. Questo è il quarto punto. E quinto punto, perché ecco, poi Dio ti perdona anche se tu l'hai tradito, perché Dio ha misericordia. Ma il quinto punto, carissimi, è tragico, è la passione. Quando il tuo peccato diventi la passione, capite? La tua passione, quando tu non ti confessi, quando tu non ti penti. Perché, carissimi, come vi dicevo ieri, c'è pentimento, capite? C'è pentimento perfetto e imperfetto. Pentimento perfetto quando tu ti penti per l'amore per Gesù, capite? Perché l'hai tradito. Invece questo
pentimento di Giuda è imperfetto perché? Perché è un pentimento che riguarda la tua tristezza umana. Quasi quasi sei arrabbiato con te stesso che hai fatto una cosa del genere, ti rattrista, ma non c'è un dolore vero dell'anima per l'amore di Dio. Ti penti perché hai paura che puoi essere adesso, non so, giudicato da Dio, dai fratelli, dagli apostoli. Cioè non credi nella misericordia di Dio. E a questo punto, vedete, ci sono due alberi. C'è albero dove Dio ti offre l'amore e dice anche se sei Giuda, vieni, io ti abbraccio. Infatti lui ha perdonato anche al buon ladrone. Guardate che ha combinato molto di più probabilmente rispetto a Giuda. Forse ha ammazzato anche delle persone, ecco perché è finito in croce. Ma quel buon ladrone credeva nella misericordia di Dio. Perciò ha scelto l'albero vero, l'albero della croce. Giuda ha scelto l'albero sbagliato, l'albero su cui si è impiccato. Capite? Ecco, i santi dicevano l'albero di Giuda, ecco, è un grosso errore. Giuda ha sbagliato l'albero. Capite? Perciò ve lo dico, carissimi, perché siamo oggi davanti a questo albero della croce che ci guiderà in questa settimana santa. Ecco perché, carissimi, vogliamo veramente fare un po' di silenzio anche, la meditazione, la contemplazione, per non entrare dove? In questa suggestione satanica, dialogo, combattimento, capite? Consegnare gli uni gli altri al male, per uscire dalle nostre passioni peccaminose. Questo, carissimi, è ciò che la liturgia della parola di oggi, ecco, ci propone. Perciò io direi così: alle 21 oggi noi ci vediamo all'adorazione, mi raccomando, perché è l'ultima adorazione di questa settimana, e vi invito ad pregare un po' su tutti questi tradimenti che noi abbiamo fatto nella nostra vita, capite? Perché a volte ci rodono dentro. Il problema non è quello di tradire Dio o qualcuno nella nostra vita, ma proprio pentirci con tutto il cuore e dire: Signore, è un po' come ha fatto San Pietro, io sono con te, sono con te, perdonami, perché l'amore di Dio ci raggiunge ovunque, e questa è la misericordia di Dio. Pensate che un'ora fa mi ha chiamato una giornalista, e infatti ho parlato di un'ora perché questa giornalista voleva che io le spiegassi proprio la misericordia di Dio, e ascoltava per un'ora. Perciò c'è questa fame della misericordia di Dio che Giuda proprio ha negato. Dio non può perdonarmi una cosa del genere. Allora alle 21 vi invito, così possiamo ancora proseguire su questa riflessione, perché so che davanti a me ci sono tante persone che si sono fermate in questo punto, capite? In questo punto non si sentono perdonate o non riescono a perdonarsi. E perciò a un certo punto non puoi andare verso la risurrezione, vivere questa Pasqua, perché sei bloccato. Preghiamo, carissimi, e vi aspetto alle 21. Amen. Dopo il Vangelo. Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo che conduce a salvezza. Egli morì per noi lasciando un esempio. Sulla croce portò nel suo corpo i nostri peccati, perché morendo alla colpa risorgessimo alla vita di grazia. Bene, carissimi, adesso rivolgiamo con tutto il cuore la nostra preghiera al Signore. Preghiamo per il Santo Padre. Gesù, grazie per questo grande Papa dei nostri tempi. Dona, Signore, la tua benedizione
la tua grazia, che lui in questa settimana santa, soprattutto in questo triduo pasquale, possa veramente rappresentare la tua voce per tutto il mondo. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù, ti presentiamo tutte le anime che oggi hai chiamato a te. In modo particolare, in questa messa ti vogliamo pregare per Vittorio e per Roberto. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, vogliamo veramente sentire sempre questo profumo di te nella nostra vita per donarlo agli altri. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gesù, guarisci il mondo dalla tiepidezza d'amore e, per cortesia, converti i cuori induriti. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti affidiamo tutte le persone ammalate, in modo particolare gli anziani, che sono nei ricoveri, che sono nelle case, da soli. Ti presentiamo il piccolo Alessandro, Paola, Davide, Gianluca, il papà di Tommaso, Lucia, che domani dovrà affrontare un delicato intervento, e tutti gli ammalati che si affidano alle nostre preghiere. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti affidiamo, Signore, tutti i dottori, infermieri, operatori sanitari che rischiano la loro vita per salvare gli altri. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, ti chiediamo di perdonarci tutti i nostri tradimenti. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Donaci, Signore, la forza, guardando le nostre ferite, di prenderci sempre cura con entusiasmo, ecco, gli uni degli altri. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Accogli, Padre, le nostre preghiere, confortaci nella sofferenza che ci affligge, liberaci dai nostri peccati, per la passione del tuo Figlio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E adesso, carissimi, scambiamoci un segno di pace. Grande sei, che in questa celebrazione rinnoviamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso.
per questo disegno di ineffabile misericordia con gli angeli e con i santi. Eleviamo a te con gioia l'inno di lode. Santo, santo, santo. Perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu c'è dentro con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli, con San Giuseppe, con Sant'Ambrogio, San Carlo e con tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Credere
misericordia di Dio, ciò che non è riuscito a fare Giuda. Cosa vuol dire? Soprattutto come diceva San Giovanni Crisostomo, anche se tu avessi tanti meriti, anche se tu non avessi neanche un peccato, tutto ciò non basterebbe per la tua salvezza. Allora che cosa mi salva? La grazia, la gratuità, cioè l'azione di Dio in te. Pensate che il profumo, che è stata questa goccia che è uscita, ecco, era troppo per Giuda, perché lui praticamente si è arrabbiato proprio in questo momento quando ha visto questo spreco del profumo. Pensate che il profumo nella Bibbia ha un significato e significa giudizio. Profumo significa giudizio. Allora, teologi si chiedevano: ma tu questo profumo versi o lo vendi e compri? Vedete? Come questa donna che ha versato. E questo è il tuo giudizio, il giudizio di amore. Ma guardate quanti giudizi ci sono che noi compriamo o che noi vendiamo, capite? Allora questo primo profumo che tu versi da te, che è il tuo veramente originale, produce l'amore, come questa donna che ha amato Gesù. Quell'altro profumo è il profumo della morte, cioè il giudizio che tu prendi da qualcuno, capite? Che tu compri, che tu vendi. Così abbiamo praticamente spezzato in due il mondo per i giudizi sbagliati. Allora preghiamo, carissimi, perché noi possiamo veramente versare questo giudizio divino, come Dio giudica l'altro, amando, punto. Lui giudica amando, capite? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore
desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga a te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Amen. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Ci rende partecipi della tua stessa vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi, volevo invitarvi, ecco, ancora una volta alle 21 che faremo questa celebrazione eucaristica bella, proprio adorazione. Ci concentreremo sul nostro essere Giuda, cioè traditori, e sul nostro vendere il profumo e comprare il profumo, perciò il nostro giudizio. Quante volte abbiamo veramente fatto del male alle persone, perché invece di versare, capisci? Cioè donare me stesso, il profumo di amore, io l'ho venduto, l'ho comprato. Pensate, in tribunale, un giudice, un medico, un insegnante, un prete, ci sono veramente dei problemi da chiarire con Dio. Allora, vi aspetto alle 21 a questa adorazione. Poi, domani, carissimi, qua nella casa di Betania non è prevista nessuna funzione da mettere in live, perché vogliamo che voi stiate insieme con il Papa e insieme con Arcivescovo
di Milano, perciò tutti seguiremo un po' le trasmissioni per sentirci Chiesa, trasmesse dal Vaticano e dalle nostre diocesi, per stare col Vescovo. Invece venerdì facciamo la Via Crucis sotto la croce alle ore 19, venerdì alle ore 19, e seguiteci anche su Facebook, perché proprio in queste ore, tra oggi e domani, decideremo anche a che ora celebreremo la Pasqua. Ma ancora dobbiamo stabilire l'ora, non vogliamo interferire anche negli orari del Papa, del Vescovo, ecco perché stiamo studiando un'ora esatta per entrare nella Pasqua del Signore come una grande comunità delle legioni di Maria, del Movimento Gloriosa Trinità e tutti i nostri amici che ci seguono. Allora, alle 21. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Le ombre si distendono, scende ormai la sera.